è quella lì. Infatti, se vedete, la prima fase è proprio quella. Posso passare solo quando la luce è verde. Attualmente è rosa. Questa parte qui invece delle strutture in giallo, non so se ci avete presente Slime Climb qual è. Io devo far cadere tutti, ragazzi. Devo far cadere tutti. Lasciatemi stare. Bella, ragazzuoli, come va? Era un po' che non vi facevo un intro così, ma oggi è necessaria perché, come avete letto dal titolo, ho trovato una mappa creativa di Fortnite che ricrea un po' alcuni minigiochi di Fall Guys. L'ho provata con i fan, è davvero molto figa, avete visto anche l'anteprima. Non vedo l'ora di farvi vedere tutto il video, ma prima volevo dirvi, raga, che io questo video l'ho registrato mentre ero in streaming sul sito Viola. Infatti ho fatto entrare tutti i fan che stavano guardando la live o comunque una parte e abbiamo giocato assieme. Se anche voi volete far parte delle live, basta che andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirmi nel link, che tanto stasera saremo in live. Vi aspetto. Bella, ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno della item shop, nella sezione supporta un creatore, inserite il codice creatore forte così come vedete a schermo, poi accettate e da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ok, ragazzuoli, quindi siamo all'interno della creativa. Sono entrato con circa una dozzina di fan per fare questa mappa. Voi l'avete già letto dal titolo voi di YouTube, mentre invece i ragazzi del sito Viola con i quali ora sto giocando non sanno niente, non sanno la mappa che io metterò, però gliela faccio direttamente vedere. Il minigioco, ragazzi, è di Fall Guys. Ho trovato questa mappa che ricopia tre giochi di Fall Guys, quindi una mappa ovviamente minigioco che voglio fare insieme ai miei fan. Siamo 12, siamo pronti a schiantarci, a cadere e a dare del nostro peggio. Visto che esisteva, che era vera, e mi sono detto vabbè, la devo portare insieme ai fan. Dobbiamo aspettare circa 50 secondi che si starta. Comunque, raga, da lì la potete già vedere, è quella lì. Infatti se vedete, la prima fase è proprio quella di un minigioco di Fall Guys. Ok, quindi round 1 inizia breve, vediamo un po' come ce la caviamo. Allora, dai, vediamo un po', ragazzi. La mappa ve l'ho fatta vedere, quella, Get Ready Players, e vediamo un po' come ce la caviamo. Lasciato fare un primo round ai nostri carissimi fan, ora ci dobbiamo buttare noi. Vediamo un po', pronti? Questa è la frase iniziale di Slime Climb, non so se avete presente il minigioco di Fall Guys, e andiamo avanti. Allora, io direi di passare, di prenderci il vantaggio per quanto possibile, in modo da lasciare indietro i nemici ed avere più spazio noi, come di solito si dovrebbe fare anche in Fall Guys. Allora, qui l'ho visto prima. Posso passare solo quando la luce è verde. Attualmente è rossa, infatti le persone, come potete vedere, sono portate via. Noi appena si fa verde andiamo, poi ci dobbiamo bloccare qui perché la luce torna rossa, come potete vedere. Si fa verde e noi ripassiamo. Perfetto, andiamo, ragazzuoli. Pigliamoci le nostre patatine qui. Saliamo, aspettate. Questa dovrebbe essere una parte abbastanza easy se riusciamo a saltare come si deve. Ok, sono stato scaraventato un po' via, però tutto a posto. Questa parte qui invece delle strutture in giallo, non so se ci avete presente Slime Climb qual è, ma è molto più facile qui che effettivamente nel gioco di Fall Guys. Qui invece cadere è abbastanza facile, quindi stiamo attenti. Dai che ci dobbiamo per forza qualificare stavolta, non voglio fare la stessa stupidaggine che ho fatto prima. Ok, quasi un po' buggato il mio carissimo Thor, ma non è un problema. Andiamo avanti, ragazzuoli. Ah, qua dobbiamo aspettare perché si deve fare verde. Passiamo ora, ti prego tizio davanti, fai in fretta. Ti prego tizio davanti, fai in fretta. Mamma mia, sono passato. Mi sono classificato, ragazzi. Aspettate, ora blocco qui tutti i miei fan. Blocco tutti quanti, non faccio passare nessuno, ragazzuoli. Trollo tutti. Ma 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Io mi butto, qualificato. Bella per noi, raga. Ok, la prossima è DoorDash, ragazzi. Quella in cui bisogna scontrarsi contro le porte per indovinarle. Questa, raga, perderla è veramente complicato, perché alla fine basta camminare. Non è come su Fall Guys che, diciamo, ti incastri nelle porte. Cioè, alla fine, come potete vedere, è molto tranquillo. Poi diciamo che il gioco ti dà un botto di tempo. Bisognerebbe diminuirlo forse, perché così sarebbe un po' più selettivo. Ma così diventa molto semplice. Infatti l'altra porta, ok. Come potete vedere, capito, è abbastanza tranquillo, si riesce a passare. Mi pare che poi cambi sempre porta, se non sbaglio, non lo so. Però come potete vedere qua, con 23 secondi di vantaggio, siamo passati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cioè, qua pure in sé. Sono morto o il round è stato completato? Non l'ho capito. Perché? Perché mi ha buttato fuori? Ma si è buggato! Ma non lo so, ragazzi, cosa ha fatto. Una... Perché mi ha buttato fuori? Attenzione, abbiamo lama per ora. E vince lama forte. Bella per lama, ok. Credo che prima non mi sia classificato perché c'è un numero di persone massime che può andare all'hexagon. Quindi cerchiamo di correre. Ok, devo essere il più veloce di tutti, raga. Il più veloce di tutti. Mamma mia, l'ho indovinata. Quella di destra, ok. Ci riesco, mi metto davanti. No, raga, mi sa che non riesco a passare. No, ce l'ha fatta. Devo andare a... Ah, ma ci sono solo tre posti, mi sa.
No, ho perso. Ma mi ha fatto passare. Round completato. Siamo in 3. Siamo in 5. Però non ho capito perché ci sono solo 3 teletrasporti. Boh. Raga, però questa differenza di hexagon è un po' più complicata. Perché qui le strutture si levano molto prima. Quindi. Già sono morto. Non ci credo. Boh, ragazzuoli, attenzione. Cerchiamo di far passare. Oh, ma che è? Sono stato lanciato tipo via dalla vita. Ma sta palla è infamissima. Grazie, passo un attimo. Qui se ne possono classificare comunque solo 10, a prescindere da tutto, però più per una questione di tempo la gente non si classifica che per altro in questo caso. Calmi tutti. Che colore è? Verde, no, rosso. Ora non posso passare. Aspettiamo, ora è verde. Ok, blocchiamoci. Aspettiamo che si rifaccia verde. Dai, passiamo ora. Ok, a posto. Attenzione, mi sono menato. Allora, andiamo. Rifacciamo questa parte. Beh, questa è abbastanza easy. Basta non passare in mezzo a... ai cosi qua. Questa pure è una parte molto easy. Qua cadere è praticamente impossibile. È solo più un fastidio che altro. A posto. Qua è già verde. Ce la faccio a passare? No, non ce la facciamo. Ok, aspettiamo. Gentilmente, rifatti. Grazie. No, Cerchiamo di non farlo partire. Ok. Quando sta troppa gente là sopra, non si riesce a passare. Il problema è che tutta sta gente fa bloccare il passaggio. Quindi... vedete cosa succede? Succede questo, che devo andare avanti solo io, altrimenti non ce la farò mai a passare. Dai, vado a classificarmi intanto. Allora, vediamo un po', dai, vediamo un po', ragazzuoli. Qua si ne classificano solo 5. Quindi, testa alta e vediamo cosa succede. No. Vediamo un po', raga. Ok, passiamo qua. Per ora sono in una buona posizione, sono in una buona posizione. Io non capisco la gente come fa a capire quali sono. Ma che c'hanno? Yak! E ti prego, è su. Sono passato! Sono passato, mamma mia, raga! Non so manco io come. Ok, siamo di nuovo in finale. Non posso perdere, ragazzi, ve prego. Ve prego, non posso perdere. Io mi metto nel mio angolino di mondo. Lasciatemi stare! Tutti che mi inseguono, mettetevi i fatti vostri! Io devo far cadere tutti, ragazzi. Devo far cadere tutti. Lasciatemi stare, lasciatemi il mio spazio. Oddio, sono già caduto. Aiuto. Aiuto, no, questo uomo si sfonda. Aiuto, aiuto. Round completato, ho vinto, seri? No, non è possibile che ho già vinto. Ho già vinto, no. Questo infatti mo si sfonda, sono morto. Aiuto, ho vinto, forse. Ho quasi vinto. E dai, cadi. E dai, cadi. Ho vinto. Ho vinto, raga. La prima partita di Fall Guys su Fortnite, vinta. Io mi sono divertito, cioè, è una cosa molto carina l'idea di questa mappa alla fine. Cioè, ci sta un botto, raga, ci sta veramente un botto. Un'idea geniale.